E veniamo invece allora alla nostra whitelist dei capital gain da fuori. Cerchiamo di capire, capiamo esattamente in realtà quali sono i 5 paesi che preferisco e che, perché non tassano le plusvalenze o tassano poco le plusvalenze da fuori, cioè sono quei paesi che rientrano nella prima fascia, quelli che appunto sono pro attività di investimento, quantomeno. In Forex. Solo uno di questi paesi in realtà appartiene all'Unione Europea è la Bulgaria, che tra l'altro invece non appartiene all'area OCSE. È un paese interessante, con costo della vita basso, che ha deciso di utilizzare un flat tax rate del 10%. E questo viene tendenzialmente applicato a qualsiasi tipo di tassazione in Bulgaria. Ok? 10% è un posto interessante, un centro logistico interessante, il costo della vita è bassa, è Unione Europea. La Bulgaria la accendiamo e per questo motivo l'abbiamo messo al posto numero 1 della classifica. Al posto numero 2 della classifica troviamo un altro paese super chiacchierato in questi ultimi tempi, e cioè gli Emirati Arabi Uniti. Anche qui non possiamo non citarli, nella misura in cui evidentemente è un paese senza imposizione diretta, e l'assenza di imposizione diretta si rivela efficace anche per quanto riguarda la tassazione dei capital gain da forex, che evidentemente è dello 0%. Quindi, al di là, come dire, dei rapporti commerciali più o meno buoni degli Emirati Arabi con l'Unione Europea, sappiamo che entrano e escono dalla blacklist della Commissione Europea in questo momento in cui sto parlando, luglio 2020, probabilmente sono whitelist, non sappiamo quello che succederà domani. In ogni caso, al di là di questo, se la vostra intenzione è fare forex, perdonate il termine fare, investire in forex, allora gli Emirati Arabi hanno senz'altro senso. Numero 3 della nostra classifica troviamo invece Panama, paese a tassazione territoriale. Banalmente, una volta in cui ho acquisito la residenza fiscale a Panama, se le mie fonti di reddito sono estere, cioè non sono realizzate all'interno del territorio panamense, sono esentate da tassazione. Non è più difficile di così, è molto lineare anche da un punto di vista personale. In seguito a un trasferimento di residenza personale, non è difficile assumere un visto di residenza e quindi diventare contribuenti del più grande hub finanziario del Centro e Sud America. Okay? Posto numero 4 della nostra classifica è occupato dall'Uruguay. Uruguay, quindi siamo in Sud America, ci spostiamo di poco rispetto a Panama, ma anche qui troviamo una tassazione territoriale, un clima mite, passando alle previsioni meteorologiche, quindi molto interessante, ha una certa vicinanza con il Brasile e con il Paraguay. L'Uruguay è sicuramente un paese interessante di lingua spagnola, quindi per i non amanti dell'inglese e dell'anglofonia probabilmente può essere una scelta. L'Uruguay, come il Paraguay, offre numerosi vantaggi, tra cui quello di ottenere un visto relativamente semplice di permanenza all'interno del paese. All'ultimo posto della nostra classifica invece rimaniamo, o meglio ritorniamo in Europa, ma fuori dall'Unione Europea, e cioè in Andorra. Il Principato di Andorra è interessante, questo soprattutto per i ricchi o per gli investitori francesi o spagnoli, trovandosi praticamente a due passi dai confini di entrambi i paesi. Andorra è un paradiso fiscale a metà. Nel senso che le pressioni della Commissione europea, nonostante non sia in Unione europea, ma inevitabilmente abbia rapporti commerciali con i paesi in piena Unione europea, Francia e Spagna, data la sua vicinanza, è stata costretta di recente ad introdurre un'imposta del 10%. In realtà, per redditi fino a 24.000 euro sono esenti, tra i 24 e i 40 c'è un'aliquota del 5%, sopra i 40.000 si passa al 10%, che è un'aliquota, come dire, sicuramente interessante e lontana da quelle che abbiamo visto invece del resto dell'Unione Europea. Se ti è piaciuto questo video, premi subscribe, iscriviti al canale di Tax Planning Internazionale e attiva le notifiche per essere sicuro di ricevere tutti quanti i nostri aggiornamenti, e noi ci rivediamo nel prossimo video.